Ditelo a noi, eccolo qua, ancora una volta per ringraziare il signor Vincenzo Lambiase, ci ha donato questo crest dove, per Ditelo a noi, no? Questa nostra trasmissione, questo appuntamento che noi per voi proseguiamo nel mantenere viva l'attenzione verso le istituzioni, ma soprattutto verso voi cittadini. Grazie signor Vincenzo, è molto bello, l'abbiamo messo nei nostri studi, ancora tante tante grazie, lo appoggio qui, a lei non dispiace, vero? Eccolo qua. E allora, bene, questo incontro bisettimanale che teniamo per voi, questa volta è incentrato soprattutto sull'abbandono dei rifiuti che purtroppo impera in tutta la città di Cava dei Tirreni, frazioni comprese, oltre il centro ovviamente che non manca mai. Ma prima di iniziare questo lo faccio per sensibilizzare voi mi sensibilizzate. C'è Tommaso Trapanese, c'è il signor Della Monica, Marco Della Monica, c'è il signor Antonio Bisogno, tanta gente, no? Mi fermate e mi dite tutto quello che non va, oltre alle mail che riceviamo. Quindi siamo stati un po' dappertutto, a San Pietro, a Tolomei, ora li vedrete. Però una cosa ve la devo dire, siete una massa di zozzoni. Ora chi mi sta ascoltando dirà, ma io non lo faccio, io non lo faccio, ma chi lo fa? C'è qualcuno che lo fa e sporca la nostra città. Io vorrei comprendere se una volta e per sempre, se vi siete capacitati che la nostra città è casa nostra. Mi sa che voi questo non lo capite. Quindi riferite a quanti vi conoscono. Guarda, Livio Trapanese ha detto che siamo una massa di lercioni, di sporcaccioni, perché sporchiamo casa nostra, ognuno di noi contribuisce a sporcare casa nostra, pure buttare un semplice scontrino per terra. Ci vuole un atto che poi vada a ramazzare e lo vada ad accogliere. Questo vi dovete convincere, quindi non si butta niente a terra, niente, e dovete conferire i rifiuti secondo il calendario alla zona ove abitate, il lunedì, il martedì, il mercoledì, ci sono i giorni. Io non dico alle 21 di sera per quanto riguarda l'umido in modo particolare, ma a me nel sole, quando il sole, ecco, sta per tramontare, lasciatelo, ma se lo mettete la mattina, è chiaro, sotto al sole, ora soprattutto d'estate, gli odori, insomma, la faranno da padrone. Ma prima di iniziare con i rifiuti che voi avete buttato a terra, certamente non ci hanno portato i marziani o non sono caduti dal cielo, è quello che mi dispiace quando fate queste cose, non si stacca mai una meteorite e vi viene in testa e vi ammazza sul posto, mio fratello Lucio mi dice che io queste cose non le devo dire, ma come devo fare per farvi capire che la città, tutta la città è casa nostra? Vi dico maledetti e mi vengo rimproverato, vi dico qualche altra cosa, vengo rimproverato, giustamente. Io dovrei professare amore, no? Concordia, stima, ma se siete degli sporcaccioni, come faccio? Ma prima di fare ciò, andiamo in via Papa Giovanni XIII, con l'incrocio di via Talamo, che poi prosegue per via Vincenzo Virno, perché la sosta all'incrocio è pericolosissima in questo incrocio e voi non lo volete capire, ma la polizia locale non lo vuole capire. Quindi il colonnello Attanasio, il colonnello Ferrara, i tenenti senatore, Da Cunto, insomma, Vagliano, quelli che fate la viabilità, non lo volete capire. Queste macchine girate, 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 vedete macchine in divieto di sosta, in divieto di fermata e agli incroci e ve ne fregate. Regia. Ditelo a noi. Siamo dovuti ritornare perché telespettatori, ci avete diversi, ci avete sensibilizzato perché questo problema che noi abbiamo già segnalato, siamo in via Papa Giovanni XXIII, alla mia sinistra c'è il nuovo mercato coperto, non quello di Rosario Senatore, qua via Papa Giovanni XXIII, il nuovo mercato coperto, avanti c'è il commissariato, no? Qui via Talamo, perché questo pezzo di via Talamo, dove c'è il divieto di sosta, ci sono quattro vetture parcheggiate. Qui agli incroci le vetture parcheggiano regolarmente. Allora, chi scende ovviamente ha la visuale purtroppo impedita, cioè non riesce, chi deve oltrepassare questo. Se voi vedete a terra, ci sono dei segni, ci sono stati diversi incidenti stradali qui. Quindi chi deve oltrepassare l'incrocio si deve spostare a questa altezza con l'autovettura. Invece, avendo l'incrocio libero, non avendo le macchine parcheggiate qui sul lato destro, scendendo di questo pezzetto di via Talamo, avrebbe una maggiore serenità. Ecco, chiunque scende qui deve prestare attenzione perché è un incrocio, però una cosa avere gli incroci liberi e una cosa averli occupati. Io ringrazio questi nostri telespettatori, è la seconda volta che veniamo, purtroppo non ci veniamo più.
Lo voglio dire al colonnello Ferrara o agli ufficiali subalterni che c'ha. Mandate le pattuglie e fate verbalizzare tutti i giorni queste autovetture che sono parcheggiate sia in divieto di sosta qui in via Talamo e sia all'incrocio. Ditelo a noi. Se non provvedete voi, polizia locale, a educare questa gente, chi lo deve fare? E non è possibile, non è il cittadino Livio Trapanese può litigare con tutti quanti, io già lo faccio, già mi espongo tantissimo e continuerò a farlo, va bene? Però, benedetto il Signore, voi che siete deputati a questo, perché non fate rispettare il codice? Agli incroci non si deve parcheggiare perché limita la visibilità e si creano incidenti, tanto che lì c'è stato un incidente, perché ho visto i segni per terra. È possibile, colonnello Attanasio? Colonnello Ferrara, dia disposizioni dettagliate. Quando girano, io giro certe volte con Rino Ferrara, con Vittorio Emanuele, con Antonio Sirico, gli amici, giriamo qualche volta, noi andiamo sempre a piedi, in macchina, vediamo mille violazioni. Porca mattina, voi non ne vedete nessuna? E come le educhiamo questa gente? Non le educheremo mai, e questo non va bene. Come noi non educheremo mai tutti quelli che abbandonano i rifiuti a San Pietro. Guardate che una discarica a cielo aperto. Con un tabellone, lì, con un segnale, un monitore, dove dice aria videosorvegliata. Ma ci pigliamo per il naso? Regia. Ditelo a noi. Molti residenti qui di San Pietro ci hanno segnalato, ci troviamo proprio prima della chiesa, alle mie spalle, no? C'è una chiesa, di fronte a me ci sta il campetto, quello frazionale, molto bello, i giardinetti. La spazzatura che viene abbandonata qui da tutti quanti, perché qui è inutile dire chi sì e chi no. Qui c'è proprio una disattenzione generale. La cosa grave, a parte che calcinacci, plastica, come vedete c'è di tutto e di più, il campane di vetro stracolme, qui c'è una disattenzione anche da parte di chi dovrebbe provvedere a questa raccolta, a questo prelievo, c'è tantissima plastica, forse è stato conferito in giorni non opportuni, non dovuti, non lo so, ma quello che fa rabbia, dicono i residenti, qui c'è tanto di indicazione aria videosorvegliata, ma non prendiamoci in giro, se non c'è questa telecamera posizionata, io non vedo niente qui, ma non c'è questa telecamera, è inutile che ve la mettete, insomma si cade anche nel ridicolo, voi che ne pensate, no? E allora, occorre fare una vigilanza costante, abbiamo questi ispettori ambientali, ce li abbiamo o non ce li abbiamo? Io ho paura che veramente sono solo sulla carta e questo non va bene, mi sono un po' arrabbiato su questo, eh? Ditelo a noi. È semplicemente vergognoso, io che frequento la parrocchia di Croce dal 1986, quindi salgo e scendo da San Pietro per andare a Croce e tutte le volte vedo cumuli di spazzatura, ma a non finire. Abbiamo 140 ispettori ambientali, è una vergogna, ma dove stanno questi ispettori ambientali? Quando gli fate fare il lavoro per il quale l'avete addestrati? Male li avete addestrati, eh? Perché gli avete inculcato solo timore a sta gente, non gli avete dato la sicurezza dell'agire, della verbalizzazione, vi siete dimenticati del codice di procedura penale e del codice penale cosa sancisce per essere questi incaricati di un pubblico servizio. Li avete solamente intimiditi, tanto che io non ne vedo più in giro. Prima ne vedevo due o tre, Vittorio, Emanuele, Antonio Sirica, qualche altro ancora, 3, 4, 5, non di più. Su 140, sono 140, ma dove stanno? Non esistono, quindi è stata una fregatura grossa, un flop a non finire. No? È da vergognarsi pure, perché sono stati spesi dei soldi. Ma no, c'è l'impegno per cartoniere, è stato fatto, ma le scuole sono state premiate, anche lì soldi buttati, targhe, targhette, coppe, ma impegnateli per cose serie questi soldi. Comprate telecamere, mettete telecamere dappertutto, fate turni di vigilanza dove l'operatore può guardare se Livio Trapanese è andato a sversare in giorni e in orari non consentiti e verbalizzatelo senza pietà. Non è possibile, guardate, è una cosa indicibile. Ispettori ambientali, scomparsi, fatto un corso, durato mesi, laureati, non laureati, prima questo, poi quello, un sacco di sconcezze. Quale preparazioni? Io le ho sondate, io non ho fatto l'odontoiatra nella vita o l'operatore ecologico, ma di preparazione non ne vedo. Però purtroppo l'abbandono dei rifiuti c'è. Andiamo a Sant'Affonso. Umberto veniva a scuola con me, in verità, me l'ha segnalato, che siamo qui. La chiesa di Sant'Alfonso alla mia destra, Sant'Alfonso Maria dei Liguori,
un'occasione per salutare Don Ciacchino Lanzillo. Dice Livio, entrando proprio nel piazzale della chiesa, sulla destra ci sono rifiuti di ogni genere. Ma la mia domanda è una sola, sti rifiuti chi li ha portati qua? Certamente non sono caduti dal cielo e né sono di quelli da Marte a buttarli. Sarà qualche energumeno, qualche delinquente, perché sono delinquenti, quelli che abitano intorno l'hanno potuto portare qui. Chi ce l'ha portato? Io certo no. Dal cielo non sono caduti, i marziani non sono venuti, almeno avvistamenti di UFO non se ne contano. Guardate qui, c'è di tutto e di più. Questo è un luogo ovviamente frequentato non solo da chi frequenta la chiesa, la parrocchia, ma da tanta gente. Ma ci facciamo una bella figura. Tu delinquente, o voi delinquenti che l'avete buttata sta roba a terra, ma un pochino vi vergognate o no di essere esseri umani? Cadono tante meteoriti, ma ne cadono tutti i giorni sulla terra, ma non becca mai uno di voi mentre fa sta schifezza. Ditelo a noi. Ora benedetto il Signore, Don Ciacchino Lanzillo, il parroco lì, no? Anche lui si presenta quotidianamente in chiesa, va in chiesa, a casa, dove sia. Vede tutta quella spazzatura, chi l'ha portata là? Gente del posto, vetro, plastica, carta, schifezze, di tutto e di più. C'è uno sterrato lì, arriva la gente e butta. Qui un mio caro amico d'infanzia me l'ha segnalato. Beh, non diciamo il nome perché abita lì. Che poi io le cose le faccio, lo dico a te, vedi tu, fai tu. Vabbè, però, insomma, ognuno di noi dovrebbe essere partecipe, no? A queste doglianze, altrimenti che facciamo? Vedete, lì c'è una chiesa, ma tanta gente. Non solo la domenica mattina, ma sempre. Ma sembra una bella cartolina. Tutte quelle transenne, vabbè, transiat, perché è un'area destinata alla scuola, non lo so, o al parcheggio riservato, non lo so questo. Ma quello che so, quello sterrato e tutti quei rifiuti abbandonati e lastroni di vetro. Somari, voi andate a buttare quella roba lì, a lasciare, a depositare, chi la toglierà? Chi la toglierà? Non vi rendete conto di questo? È come in Corso Palatucci, andiamo un attimo in Corso Palatucci, regia. Ditelo a noi, ci troviamo in via Giovanni Palatucci. Antonio Della Monica mi ha segnalato, ma l'avevo visto pure io, da oltre 2 mesi ci sono questi 9 sacchetti neri, 11 in verità, ma che 2 sono poi di altro materiale, 9 sacchetti neri pieni di calcinacci, 2 mesi, da 2 mesi. Allora mi diceva, ma perché quella roba non viene tolta da terra? Allora io gli ho risposto, ma perché quel delinquente... E qualche altra parola gli ho detto, ancora più pesante, invece di portarli qua a terra, non li ha portati all'isola ecologica. Questo è un lavoro fatto in casa, amici cari, non è una ditta che ha fatto un lavoro in un appartamento grosso o in una ristrutturazione generale. Questo è qualche delinquente che si è fatto fare i lavori in economia in casa, ha riempito i sacchetti e li ha portati qua. Sei un delinquente, ma io te ne vorrei dire tutti i colori. Solo c'è mio fratello Lucio, poi mi dice che non devo dire certe cose, però una meteorite... Pure a questi che hanno portato questi sacchetti, se gli andava in testa e lo lasciava a terra in una fossa di 10 metri, io ero felice. Ditelo a noi, sono sempre più arrabbiato. Una mattina mi ferma Marco Della Monica, che io conosco. Ci sai, Livio, su Corso Palatucci, io vado al cimitero tutte le settimane, sono 2 mesi, eppure io vado al cimitero, eppure io l'ho visto. Sono oltre 2 mesi che ci sono 9 sacchetti, più hanno aggiunti ancora altri, perché la gente dice, tanto ci sta questo, butto pure quest'altro, no? Sempre gente cafona, 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 le meteorite non si staccano e le ammazzano. Sono 9 bustoni neri pieni di calcinacci. Ma dico io, maledetto il mondo, ma cosa ti costava, delinquente che sei, no? Ce l'avevi su un furgone sta roba, mica gli portavi in mano perché è pesante. Poteva arrivare l'isola ecologica, li sversavi gratuitamente, quella non pulita, quella non all'area mercatale, ma quella della ex Seta, oggi Meteglia, dove c'è l'area del cimitero nuovo, no? L'hai preferito lasciare là a terra. Sei un delinquente, ma io ti vorrei dire le parolacce che ho conosciuto nell'ambito portuale, ho lavorato anche nell'ambito dei porti, per cui pure queste parole conosco, però non te le dico, sai, pensale tutte quante, tutte quelle le rivolgo a te che hai buttato sta roba. Oh, dico questo, fermiamoci un attimino, leviamo tutta sta spazzatura, andiamo a vedere al mercato coperto che succede per il transito delle vetture, regia. Ditelo a noi.
Certo, ognuno vuole la sua ragione. Ci avete segnalato che non va bene che le autovetture percorrendo qua via, come si chiama, via Viale Crispi, percorrono, ecco, come vedete questa vettura alla mia destra, l'ex mercato coperto. Qui si vendeva un giorno, un tempo, il pesce, le verdure, c'era un po' di tutto, c'erano dei negozi, quindi non è bello che quelle vetture entrino nell'ex mercato coperto per andare poi su via Rosario Senatore e in via Francesco Alfieri o proseguire via Rosario Senatore. Ma d'altronde quale soluzione si poteva trovare? Sia per i commercianti, che pare che stiano fallendo, anzi senza pare, dice che le loro vendite erano calate del 60-70%, e sia per i residenti perché non avevano dove parcheggiare. D'altronde neanche è bello vedere entrare queste autovetture dove sono gli anziani qui che si radunano per fare la partitina, per passare un po' di tempo in armonia, però non si sa dove, a chi dare la ragione. Io dico, benedetti lavori, devono essere fatti, facciamoli con una certa urgenza, si stanno facendo con una certa urgenza. Adesso sono anche quei camminamenti sotterranei antiaerei che stanno impedendo l'ultimazione di Piazza Abro, qui ci sono delle difficoltà, un po' di pazienza tutti quanti. Certo, non è una cosa bella vedere transitare, cioè, noi stiamo qui, anche i gas di scarico delle auto, dicono gli anziani, avete ragione, nessuno vi dice che avete torto. D'altronde, vedete, sopra comunque mancano tutte le coperture, quindi i gas di scarico se ne vanno, le polveri sottili, che vi devo dire? Io veramente sono costernato con voi anziani del posto. D'altronde i commercianti hanno ragione, voi anziani avete ragione, i residenti hanno ragione. Io dico, povero chi fa l'amministratore oggi a Cava dei Tirreni, ma credo non solo a Cava dei Tirreni, ditelo a noi. Thank you.
Sti lavori per Viale Francesco Crispi, intorno al Parco Falcone e Borsellino, non si dice la Villa Vecchia, quelle Parco Falcone e Borsellino. Si devono fare? Li stanno facendo anche celermente? L'amministrazione comunale, per venire incontro ai residenti, quelli che abitano proprio nella parte tra l'ex manifattura dei tabacchi, la vera Santa Maria del Rifugio, quella è, e il mercato coperto, ha aperto questo pezzo di arteria, facendo transitare le vetture dalla chiesa di San Vincenzo per il mercato, l'ex mercato coperto, per poi proseguire in via Francesco Alfieri o via Benincasa, via Rosario Senatore. Bene, allora, non va bene, vi lamentate, si lamentano gli anziani, dei ciccoli, eccetera, ma vi lamentate giustamente perché? Perché lì, all'ingresso dell'ex mercato coperto, c'è un divieto di fermata e un transito a 10 km orari. Io sono stato con Vittorio Emanuele, l'operatore, ma quando mai? Macchine fermate dentro, fatti comodi loro, e altro che 10 orari, come si piglia questo passaggio? Come i matti, giustamente, e lì vibra tutto, l'ho visto pure io. Poi c'è un pezzo metallico che sbatte sempre. Vabbè, quindi ci rendiamo conto che non è facile conciliare due cose, i commercianti e i residenti vogliono la strada aperta, gli anziani e i meno giovani, insomma, che vivono lì, ma vivono anche in via Alfieri, queste macchine che transitano perché siete la massa di cafoni, non è che ci andate a 10 orari, piano piano, no, dovete fare i buffoni, i pagliacci, i cafoni, dico io, e quindi fate rumore e quant'altro. Non ne parliamo delle moto, mi diceva un signore anziano, quando passate là sotto. Dov'è la polizia locale? Cioè, qua abbiamo delle istituzioni, ispettori ambientali inesistenti, polizia locale presente, ma noi non la vediamo. Io quando giro, ribadisco, vedo violazioni a non finire. Io non lo so se si limita solo a fare i di sosta la polizia locale o se gira, quando gira realmente rileva le infrazioni. Colonnello Attanassi, colonnello Ferrara, dia disposizioni. Mettetevi dietro a una macchina in abito civile, vedo la macchina mia, seguite la vostra autovettura, vedete se fanno il proprio dovere. Solo così devo dire. Io vi sto vicino, vi tutelo, vi proteggo, siete un corpo secolare, però a mio avviso non tutti fanno il proprio dovere. Parlo della polizia locale. Va bene? E mi fermo qua. Siamo andati a Tolomei, torniamo sulla spazzatura. Guardate, Tommaso Trapanese, non è un mio parente, ma ci conosciamo, a prescindere, siamo trapanesi, arriviamo nel 1609 a Santa Lucia, da Suterra di Castel Termini, provincia di Ragusa, la famiglia Trapanese, con la famiglia Schillaci, Pilitteri ed altre, vabbè, non mi ricordo le altre. 1609. Bene, ci ha segnalato che a Tolomei c'è un abbandono di rifiuti, esattamente da oltre un mese. Guardate che cosa avete abbandonato a Tolomei. Ditelo a noi, il 31 maggio Tommaso Trapanese, non è un mio parente, però è un cittadino di Cava dei Tirreni, stanco di vedere quel cumulo di schifezza che voi vedete là, ci ha segnalato appunto la presenza di quella schifezza. Ho detto, caro Tommaso, noi non siamo parenti, però sei un trapanese, vedo che come me ti arrabbi pure tu, ma secondo te quella robaccia chi gliel'ha buttata alla terra? Un delinquente? Solo delinquenza, mio fratello, l'ho già detto in altro contributo, mi richiami, dice che parolacce non le devo dire, ma io non dico parolacce, dico dei sostantivi azzeccati. Quindi quei delinquenti o quei delinquenti che hanno buttato quella roba lì non si sono resi conto che poi chi la deve togliere? Cioè, se l'amministrazione comunale attraverso il consorzio di bacino e la seta e gli operai comunali, una ditta esterna addirittura, vedete quanto ci costa. Poi dice, ah, munnezzo, e ci pagato assai, munnezzo, è certo che hai pagato assai, amico caro. Calcinacci, Eternit, schifezze, guardatela, dappertutto se giriamo Cava dei Tirreni è piena di spazzatura. Come può la seta? Ex sede, oggi Metelli, come può il consorzio, come posso ispettori ambientali che sono pochissimi andare in giro, non sono 140, attenzione, che magari scendessero in gamba tutti a 140, adesso hanno anche il potere per verbalizzare, attenzione, ancora vi permettete di dirgli qualche parola fuori posto, che vi venite denunciati per oltraggio al pubblico ufficiale, questo non si accende un pubblico servizio, vi avviso. Già vi ho avvisato in un'altra trasmissione. Quindi, caro Tommaso Trapanese, sono costernato come te.
L'unico sono i meteoriti, cadono i meteoriti e li ammazzano. Butta la spazzatura, boom, una bella meteorite, lo troviamo morto e sappiamo pure chi è stato. Va bene così? Ditelo a noi. Anche quella sorta di materiale, chi l'avrà buttato? Un marziano? Sempre voi del posto, no? Perché siete delinquenti. Mi limito a dire delinquenti, che delinque chi fa una qualcosa contro la comunità, contro la collettività, e voi lo fate abbandonando rifiuti. Fate una cosa contro la legge, contro il regolamento, contro le norme, quindi siete delinquenti, va bene? Non è delinquente solo quel ragazzo dei Pianesi con la Vespa bianca, gira senza targa, a tutta velocità e senza casco, forse anche senza assicurazione, perché se senza targa, quindi non è solo quello, o tutti quelli che girate senza casco, io vi vedo. Cioè io vi vedo, io vedo tutto, con me, chi sta con me a piedi, le forze di polizia non lo so, io dove stanno, cosa fanno, va bene? Anche perché, dico io, siete pagati per questo, non è che io faccio l'annonaria, io faccio la polizia giudiziaria, io faccio l'edilizia, ho capito, però se incroci uno di questi che fai? Fai finta di niente? Anche perché abbiamo visto anche questo. Amici a casa, vedo tante mamme in macchina, i mariti guidano, le mamme a fianco con i bambini in braccio. Ora avesse mai visto fermare uno e verbalizzare? I bambini devono stare dietro nel loro sediolino, che se vi tamponano il bambino va con la testa nel vetro e ci rimane. Caproni, siete dei caproni. E mi fermo qui. Stavamo a Tolomei, ci ha fermato il signor Antonio Bisogno, un signore anziano. Dice, vedete, devo salire a casa... via Gaetano 5, vedete? C'è tanta di quella paretaria che restringe la carreggiata, marciapiede non ce n'è e ha ragione. Paretaria lungo quanto il mio braccio, regia. Ditelo a noi, vedete? Vedete quanto è profonda questa paretaria? Io sono pure allergico alla paretaria, sono allergico alle paretarie, all'ulivo e alle graminacee tutte. Certamente, questo signore, mi sfugge il nome adesso, ce l'ho nel mio taccuino, Don Antonio, non mi ricordo come, Bisogno mi sembra, ce l'ha segnalato. Dice, no, io la percorro a piedi, anziano, c'ha 78 anni, la percorro a piedi. Dice, ogni volta dico le preghiere con la speranza di tornare sano e salvo a casa. È mai possibile che c'è una preda di paretaria che è lunga quanto il mio braccio? Quando la vogliamo pulire, amici del Verde Pubblico qua? È arrivata l'ora per pulire questa strada? Guardate, è una cosa incredibile. Più so andiamo, peggio è. Andando, io il mio dovere l'ho fatto sotto la pioggia per voi. Mi dispiace, ditelo a noi. Non lunga, paretaria tanto presente, tanto vigorosa quanto il mio braccio. Io sono pure allergico alla paretaria, immaginate. Avete visto, ci ho messo il braccio dentro. Ovviamente pulendo quelle pareti, quindi ci vuole un paio d'ore con decespugliatore e si allargherebbe anche la carreggiata, è chiaro. Quindi questa povera gente che sale e scende a piedi avrebbe un margine di sicurezza maggiore, va bene? Quindi voi le cose ci vedete e ce le segnalate e noi le segnaliamo. Quindi io non so chi sia, l'architetto Collazzo, dia a disposizione per cortesia a quella del Verde Pubblico di fare una pulizia generale in via Gaetano 5, perché non se ne può più. Sta crescendo erba a non finire in tutta la città. Però io capisco, gli operai sono pochi, però pare che voi, ci sia una ditta appaltata proprio per fare questo e spero che prima o poi anche questo signor Antonio Bisogno trovi maggiore sicurezza. Chiudiamo con una cosa bella. Mio figlio Attilio mi rimprovera che non ci sono mai cose belle, faccio vedere solo cose brutte. E quello mi segnalate e io quello vi faccio vedere. La cosa bella c'è. Siamo andati al casello autostradale di Cava dei Tirreni, regia. Ditelo a noi. Bene, questa segnalazione me l'ha fatto un amante della storia e del folklore cittadino. Mimo Venditti, che lo ringrazio, dice Livia, ha visto uscendo da qui, siamo al casello autostradale di Cava dei Tirreni, dice, uscendo proprio dalla corsia nord, quello che viene da Napoli, proprio di fronte c'è questa bellissima immagine della festa rinascimentale che si terrà qui a Cava dei Tirreni dal 26 giugno al 7 luglio, non il 6 luglio come indicato su questo totem molto bello. Quindi dopo tanta spazzatura, tante brutture, una cosa bella ci sta e ci sta pure bene. Però, vedete questo quadro, è stato realizzato dal maestro Franco Senatore,
il presidente dei trombonieri senatore, che io personalmente ringrazio perché lì ha raccolto tutta la storia di Cava dei Tirreni, la storia rinascimentale di Cava dei Tirreni. Ci sono i trombonieri, gli sbandieratori, il cavaliere, c'è il vero stemma della città di Cava dei Tirreni, c'è questo drappo bellissimo che riporta i quattro veri colori, quelli approvati nel 1974 dall'azienda di soggiorno e turismo in concordemente, in assonanza con i presidenti di allora dei trombonieri, sbandieratori e cavalieri. Allora i cavalieri non c'erano, sono presidente degli sbandieratori, però caro Ettore, hai fatto un gran, caro Franco, scusa senatore, hai fatto un gran bel lavoro grazie a Mimmo Venditti, lo stiamo facendo vedere a tutti quanti, però hanno fatto il pieghevole e te l'hanno mortificato, caro Franco, te l'hanno tagliato in tutti e quattro i lati. Quindi chiunque è andato in tipografia a commettere, a ordinare questi pieghevoli, a parte gli errori grammaticali che ci sono, che secondo me è una sconcezza veramente, che chi lo doveva leggere non l'ha letto col cuore, l'ha letto con gli occhi probabilmente, non so se l'ufficio cultura, non lo so, non voglio entrare nel merito, solamente questo pieghevole è in mano a tanta gente, una bella figura non ce la facciamo, prima perché questo tuo quadro che è molto bello è stato mortificato in tutti e quattro i lati, a sinistra è stato tagliato lo stemma della città. Ecco, il sacramento, il miracolo eucaristico, l'IHS centrale di colore giallo, si vede, non si vede, a destra anche è stato tagliato il drappo che quindi è esposto al vento, sotto ugualmente, insomma te l'hanno rovinato, per fortuna che qui è stato messo bene, io l'avrei fatto ancora più grande, sindaco. La cultura e la storia, il folklore tradizionale di Cava dei Tirreni non può essere gestito da uno che non l'ha veramente nel cuore, ma uno che dice di averla nel cuore. Ditelo a noi, sempre più arrabbiato. Un bel pannello, eccolo qua, realizzato da Franco Senatore, ve l'ho detto nel servizio, ed è servito anche per realizzare questo pieghevole, lo vedete? Eccolo qui, un pieghevole che in tre pagine, tre parti, che vedete questa rappresentazione, eccola qua, la vedete mortificata torno torno, cioè per realizzare questo pieghevole è stato mortificato, tagliato torno torno questo quadro di Franco Senatore. Vedete, qui è rappresentata tutta la storia, il folklore della città di Cava dei Tirreni, quindi dal 1400 in poi, vedete, c'è il tromboniere, c'è lo sbandieratore, c'è il tamburino, c'è il cavaliere, ci sono tutti quanti, no? Ecco, è una cosa molto bella. È un pieghevole che, a mio avviso, se aveste dato incarico, non so chi avete dato incarico, a chi si professa amante della città, ma quando mai? A Franco Senatore, andava lui in tipografia e il maestro Franco Senatore sicuramente avrebbe fatto in modo che questo bellissimo quadro che tutti possono tenere a casa, che è molto molto bello, non sarebbe stato mortificato così come è stato mortificato, cioè tagliato a tutti e quattro i lati. Qua addirittura, vedete, manca una parte dello stemma, c'è una fiaccola, e poi se vedete a sommo del colle di Sant'Adiutore, ve lo faccio vedere qua, guardate, eccolo qua, vedete? Cioè IHS che dimostra appunto la presenza di Dio nostro Padre in mezzo a noi. Ma chi lo vede questo IHS, no? Al centro dello stensorio? Nessuno. Se lo leggete con attenzione troverete una miriade di errori, c'è uno scarico a barile, questo pieghevole illustrerebbe le attività dal 26 giugno al 6 luglio, poi internamente invece porta dal 26 luglio al 7 luglio, dal 26 giugno al 7 luglio, quindi davanti dal 26 giugno al 6 luglio, internamente dal 26 giugno al 7 luglio compreso. Leggetelo con attenzione perché ci sono tutte le attività che potete partecipare così come spettatori, qui in piazza San Francesco, che per l'occasione è stata rimossa anche la fontana, e quindi andava rimossa, poi spero che verrà rimessa. Quindi adesso lo troverete dappertutto, non so in quante copie. Quello che mi fa piacere dire e ricordare, bravo a Franco Senatore, bravo, che ha rappresentato in questo drappo bellissimo, con lo stemma della città, il vero stemma di Cava dei Tirreni, aspettiamo il decreto del presidente Napolitano, Giorgio Napolitano, aspettiamo i quattro colori dei quattro distretti, quindi bianco-nero per il corpo di Cava, giallo e nero per il Pasculano, no bianco e rosso perché non esiste da nessuna parte. Quella pagina 56 del quaderno incontri di Don Attilio Della Porta ve la dovete dimenticare perché è ricca di errori, probabilmente Don Attilio
che mi guarda dall'alto dei cieli, dirà: hai ragione Rivio, ci sono una serie di errori. Quindi se non siete, non dico storico o ricercatori come Rivio Trapanese, se non avete studiato, non prendete, come si dice, cogliete l'occasione per dire nefandezze, va bene? Quindi bianco-nero Corpo di Cava, giallo-nero Pasculano, rosso-verde Mitiliano, bianco-celeste Sant'Adiutore, che comprende Sant'Anna e Sant'Andrea Oliveto, che sono gli unici due casali che possono annoverare donne. Oggi purtroppo, recentemente, sto vedendo donne anche in altri casali, voi dite squadre, gruppi, si chiamano casali di trombonieri, a me questo non fa piacere, perché solo Sant'Anna e Sant'Andrea Oliveto del distretto di Sant'Adiutore, per ricordare l'apporto dato dalle donne il 27 aprile 1799 contro i francesi, hanno titolo a partecipare agli eventi storici, folcloristici e religiosi con l'archibugio, va bene? È ancora in atto la raccolta, la colletta per il 358esimo evento che noi ricordiamo, il miracolo eucaristico, i festeggiamenti in onore del Santissimo Sacramento. Non lo chiamate con quell'altro nome che non ci azzecca niente, come dice qualche altro, diceva qualche altro in politica. Festeggiamenti in onore del Santissimo Sacramento, per ricordare Cava Città Eucaristica, il miracolo eucaristico come 56 altre città d'Europa e d'Italia, ovviamente Europa, Italia compresa, dove Dio nostro Padre si è manifestato. A noi lo fece, grazie a questo sacerdote Pietro Franco, Don Paolo Franco, che fece la prima processione con poche donne, qui dalla parrocchia della Santissima Annunziata al castello di Sant'Adiutore, per impetrare appunto il perdono del Signore. Bene, festeggiamenti in onore del Santissimo Sacramento. I fuochi. Se siete stati generosi, vedrete dei fuochi confacenti, perché voi a quello siete interessati. Al fuoco, a Meves, a Trip, a Soprzate, queste cose qua, a quelle siete interessati. Noi siete interessati alla Santa Messa del giovedì 26 alle 8 del mattino, o alle celebrata Sua Eccellenza il Vescovo, Soricelli, Orazio Soricelli, o alle 11 da Don Rosario Sessa. Quindi non è che vi ricordate il miracolo eucaristico, vi ricordate quella scampagnata che fate sul castello, vergognatevi, andate lì, mangiate, sparate il pistone. Invece vi dovete ricordare che è un miracolo eucaristico. Bene, a sera 18:30 la processione, giovedì 26, dalla Santissima Annunziata a Colle Sant'Adiutore. Giorno 28, sabato 28, benedizione dei trombonieri, è quello che voi sapete. 23:30 i fuochi pirotecnici. Se avete contribuito, i fuochi saranno belli. Se non avete contribuito, io l'ho fatta per anni la raccolta, taluni amministratori, anche un vice sindaco, non mi aprì manco la porta. Lui, la cameriere, che cavolo stava in casa, la moglie, non lo so, aprì solo lo spioncino. Dopo io mi qualificai, credo di essere una persona conosciuta, non mi aprì manco lo spioncino, figuratevi. Fu una raccolta veramente misera. Amici a casa, vi saluto. Anche oggi mi sono arrabbiato. Io, grazie a Dio, non ho motivi familiari, personali per arrabbiarmi. Mi arrabbio per voi, per come tenete questa nostra città. Siete degli lercioni e sporcaccioni. L'unica cosa bella, grazie a Franco Senatore per la settimana rinascimentale, dal 26 giugno al 7 luglio non vi perdete questi eventi qui in piazza San Francesco di Cava de' Tirreni. Amici, vi saluto, alla prossima. Cercate di comprendere una volta e per sempre che la città è casa nostra. Ditelo a noi.